Infatti c'è già stato qualche senatore del Movimento 5 Stelle che è passato alla Lega e questo naturalmente fa pensare che la tenuta del gruppo del Movimento 5 Stelle sia fondamentale per la tenuta, insomma, della stabilità del governo. Ma io lascio che siano i dirigenti del Movimento 5 Stelle a occuparsene. Da parte nostra il governo lo abbiamo rafforzato negli ultimi mesi. Quello che conta comunque è che forse il Movimento 5 Stelle si è accorto che, diciamo, il pensare che possa essere un blog a governare un partito non funziona. E quindi anche qui si sono dovuti confrontare con la fatica della democrazia. E la democrazia è fatica, anche perché ordinare è semplice, condividere è molto complicato. E appena hanno cominciato a chiedere, soprattutto coloro che sono stati eletti, diciamo, non dalle file strette del movimento e che sono stati famosi candidati sugli uninominali, appena hanno visto che avevano anche loro diritto di dire la loro, i problemi nel movimento sono scoppiati. Ma ripeto, io non ho ambizioni a intervenire nei dibattiti dei No, no, partiti ma le altrui. chiedevo però Penso se, solo che siccome sento oggi. molta preoccupazione nel Partito Sì, Democratico rispetto a no, no. questo, chiedevo anche a lei se anche Italia Viva teme o se invece insomma un po' di instabilità. Guardi, ma no, l'instabilità sta nelle cose. Lo sapevamo da subito che quel partito non era un monolite, insomma. A me quello che preme è che se si fanno le cose e se si fanno bene le cose, se si fanno rapidamente le cose, su questo che si deve misurare il governo, si riesce anche ad aggregare. Perché io penso che in questa fase c'è bisogno anche di condividere, almeno con provare a condividere con l'opposizione alcune scelte, per esempio, che riguardano come allocare le risorse sul Recovery Fund e sul MES, perché sono un enorme debito che starà sulle spalle dei nostri figli e dei nostri nipoti per generazioni, perché l'ammontare del debito sarà enorme e quindi questa responsabilità io penso che sia giusta condividere. Dividerla anche con l'opposizione. Così come penso che il dibattito sulle riforme istituzionali e sulla Sulla legge legge elettorale, elettorale, sulla legge debba essere elettorale, fatto anche. le piace l'idea di Enrico Letta di Guardi, tornare sulla al legge. Mattarellum e dare il voto ai sedicenni? Guardi, adesso l'elenco delle idee è numerosissimo. Io dico solo che ho un precedente, anzi tre, perché la passata legislatura di leggi elettorali ne abbiamo scritte tre. Beh, ce n'è Io una col facevo suo nome, capogruppo del l'ultima Partito è il suo nome. Democratico. E l'ultima che naturalmente su cui vedo che fanno, si divertono a scatenare le critiche, ha però un piccolo punto, che è la legge elettorale che nella storia della Repubblica italiana, nonostante il voto segreto, sia stata più votata. E quindi ha questo aspetto che è stata condivisa tra maggioranza e opposizione. E io penso che le regole vadano scritte con maggioranza e opposizione. Vale ancora di più nel tentativo di provare a fare anche una riforma costituzionale che superi il bicameralismo, che io penso indispensabile in questo Paese. Perché già il bicameralismo di fatto è superato nel fatto che un decreto lo guarda la Camera e un decreto lo guarda il Senato e l'altro lo approva senza neanche leggerlo. E questo è uno scandalo che viene giustificato solo dal fatto dell'emergenza. Emergenza Covid oggi, ma purtroppo non è solo dell'emergenza Covid, è da anni che funziona così. Quindi noi dobbiamo superare il bicameralismo paritario e su questo ci vuole un'intesa tra maggioranza e opposizione. Oggi Zaia, nella sua intervista al Corriere, rilancia il tema del Senato delle Regioni. Io penso che sia un tema giusto quello che rilancia Zaia e penso che su quella traccia lì ci possa essere un'intesa larga tra le forze politiche e faremo un grande favore all'Italia utilizzando questi 2 anni e mezzo di legislatura che abbiamo davanti.